Bene, molte grazie ai colleghi che sono in ascolto e che si sono appunto collegati a questa puntata di questa seconda edizione di martedì, questo nostro talk show di aggiornamento sulla patologia oncologica toracica, per cui che abbiamo iniziato a gennaio e che si avvia con qualche super puntata. S'avvia alla fine, d'altronde siamo già a fine aprile. Quindi io ringrazio molto tutti quelli che sono collegati, ma anche tutti i miei ospiti che hanno risposto al mio invito. E per parlare di RET, per parlare di questo nuovo driver proliferativo, su cui ritengo ci sia molto appunto da parlare sotto tutti i punti di vista, sia quello diagnostico che quello terapeutico. E quindi sono grato a Massimo Barberis, che dirige l'unità di biomedicina della nostra anatomia patologica. Grazie Massimo di aver partecipato. Bene, Umberto Malapelle, che dirige il laboratorio molecolare alla Federico II di Napoli. Grazie Umberto. Grazie, grazie mille. A Federico Capuzzo, che dirige la oncologia medica dell'Istituto Regina Elena di Roma. Grazie Federico. Grazie Filippo per l'invito. Io non vorrei fare solamente il passacarte e il moderatore, vorrei fare quello che vi mette nella condizione di fare anche voi delle domande, magari fra di voi, partendo dalle vostre condizioni. Abbiamo preso due diagnosti, due molecolari, perché intanto ci fotografa una realtà diversa dal punto di vista, dal punto di vista geografico della nostra Italia, anche se ambedue di estremo rilievo, ma poi per il loro ruolo e su un argomento dove ritengo che questo sia decisamente importante. Questa diapositiva dell'ASCO sembrano 20 anni fa, che è stata proiettata, era il 17, quindi ne sono passati solamente 5, ma già dava l'idea di che cosa volesse dire profilare il tumore per arrivare a identificare il gene su cui poi attivare un farmaco che potesse inibire in maniera più o meno completa quel gene. Questo, come dicevo prima con i miei colleghi mentre facevamo un fuori onda, ha portato sostanzialmente a disegnare in maniera un po' diversa l'approccio multidisciplinare dei medici, perché mentre è chiaro quello che il medico, l'oncologo deve fare col chirurgo, con il radioterapista, per quello che riguarda una malattia early, nella malattia avanzata i suoi referenti diventano altri. Rimangono sempre i diagnosti, cioè rimangono i pneumologi interventisti, i radiologi interventisti, il chirurgo che fa la diagnosi, che sono in grado di soddisfare a delle richieste che l'oncologo può fare loro dopo aver visto il paziente. Ma poi naturalmente a questo seguirà tutta la valutazione patologica per cercare di ottimizzare utilizzando anche i giusti test, e questo sarà l'argomento principe della nostra prima parte di oggi, per arrivare a poter utilizzare la patologia molecolare. Quindi oggettivamente tutto questo lo facciamo, però non era mai stato messo, cioè l'ha fatto Roy Ebb su questa ultima pubblicazione. Per quello che è la storia della identificazione di driver attivanti, vedete che su i TAN di Singapore hanno pubblicato su JCO quest'anno un articolo con questo cartone. Quindi nella parte interna del cerchio c'è la situazione naturalmente che riguarda la popolazione non asiatica e nella parte esterna la popolazione asiatica e quindi l'incidenza delle mutazioni attivanti ma anche l'assenza di queste. E per quello che riguarda RET, vedete che non c'è nessuna differenza fra il discorso asiatico e non asiatico. Qui andiamo dall'1 al 2% e ci troviamo nelle stesse condizioni che in ambedue
gli emisferi mondiali. E per tutte queste mutazioni attivanti, una dozzina di studi registrativi ha completamente cambiato la storia del trattamento, per cui è finita anche un po' la fase, quantomeno nella seconda linea degli studi randomizzati. Ricorderete l'ALK verso la chemioterapia, il crizotinib in seconda linea. Quindi qua al massimo c'è il tentativo di fare studi randomizzati in prima linea, ma intanto ci portiamo a casa possibilità nelle linee avanzate. Per arrivare quindi ad avere sott'occhio questa complessa diapositiva, che complessa non è, che quindi ci fa vedere driver per driver cosa è possibile fare in prima linea e in seconda linea. Naturalmente questa è una diapositiva che non vale solo per l'Italia, quindi l'abbiamo dovuta fare un po' larga, però anche su rete vedete che al di là di quello che non abbiamo in prima linea, o speriamo di avere in prima linea, ma al momento non abbiamo, abbiamo varie possibilità terapeutiche e biologiche in seconda linea. Quindi si sta allargando tutto il discorso delle possibilità terapeutiche. Se vediamo cosa è stato fatto negli ultimi 10 anni, qua parliamo di approvazione da parte di FDA, vedete che RET in viola ha avuto l'approvazione nel 20 di selpercatinib e sempre nel 20 di pralsetinib. Quindi poi vedremo qual è la situazione italiana da questo punto di vista. Ma vedete quante molecole hanno ricevuto questo tipo di approvazioni e come si è effettivamente cambiato lo scenario, che si basa esclusivamente su un discorso diagnostico. Il patologo me la dà questa possibilità? Se lui me la dà, io la potrò utilizzare. Se lui non me la dà, questo diventa un problema. Qua ho rappresentato la struttura e l'attivazione di RET, quindi c'è una parte extracellulare, una parte membranacea e una parte intracellulare, dove i domini della cadherina e quelli della cisteina sono legati, ma questa parte transmembranacea si lega sostanzialmente al dominio tirosinchinasico e si forma attraverso la combinazione che include GDNF e GFR. Si arriva a questo complesso ternario che include RET, ma gli altri due, che attiva la fosforilazione dei domini di RET nella parte intracellulare e poi attiva il downstreaming, le pathway del downstreaming. Questo è sempre in quell'articolo di Herbst che ho preso l'altro giorno. Vedete i metodi che sono disponibili nel laboratorio con pro e contra e con delle raccomandazioni che illustrano un po' l'immunistochimica, la FISH, la PCR e l'NGS, sia per la parte DNA sia per la parte RNA. Quindi oggettivamente questa poi sarà la domanda che farò ai miei patologi fra un attimo, e cioè se nell'ambito di questi pro e contro noi possiamo avviare sostanzialmente un tipo di diagnostica che vada al di là del discorso di NGS. Questo è un articolo di Kerr dell'anno scorso, dove lui ha evidenziato le linee guida specifiche per ogni regione europea per il biomarker testing. Se andiamo a vedere RET, noi lo troviamo solamente in Olanda, noi lo troviamo nel Belgio, noi lo troviamo in Spagna e in Francia. Non sembra che l'Italia abbia messo a punto un documento, come dire, ufficiale, che poi serva da linea guida per tutti quanti. Di questo poi chiederò ancora conto ai miei ospiti, a cui che prego di memorizzare questo tipo di diapositive, che potremo ritirare fuori tranquillamente dopo. E questo è l'articolo delle raccomandazioni dell'ESMO che sono state pubblicate nel gennaio dell'anno scorso, a primo nome Carmen Belli, che lavora qui a IEO, del gruppo di Giuseppe Cumigliano, che ha gestito tutta la fase 1 di un inibitore di RET. Sapete che in IEO abbiamo programmi verticali di patologia
che possono fare studi di fase 2 e 3, e poi abbiamo un programma orizzontale che fa solo studi di fase 1, e questo è stato gestito da Giuseppe Gurigliano, che è arrivato ad avere un ruolo importante per quanto riguarda l'arruolamento. Forse naturalmente si parlava dell'altra molecola e non di selpercatinib, ma vedete che qua sono riportate un'altra volta le stesse metodiche diagnostiche, dove queste vengono valutate per sensibilità, specificità, detection del partner, detection dell'espressione e screening. Quindi su questo poi chiederò ai miei ospiti di pronunciarsi. E nello stesso articolo della Carmen Belli era presente questo algoritmo sostanzialmente del testing del RET, dove se c'era un campione utilizzabile e c'era l'NGS disponibile, è chiaro che l'assenza di mutazione corrette non portava all'utilizzo di RET inibitori, mentre invece questo accadeva con la positività del RET e l'utilizzo dei RET inibitori. Ma il discorso è diverso per quello che riguarda quando l'NGS non è disponibile. E allora la FISH o l'RT-PCR per fusione può essere performato nei tumori solidi. Anche qui, se il RET è negativo, devi però considerare NGS, se il RET è positivo vai incontro a quello che devi fare. Sulla biopsia liquida, oggettivamente, rete positivo porta a paziente eleggibile, rete negativo porta a diversa valutazione su quel campione. Io qua mi fermerei perché mi sembra di avere raccolto appunto abbastanza materiale per parlare di un argomento, cioè che a me sta a cuore. Ho sempre Con IoT abbiamo sempre trattato di problematiche pratiche, cioè l'oncologo riceve o non riceve il dato sul RET? Non penso che abbia la capacità e il ruolo per poter invertire il discorso col suo patologo. Può in determinate situazioni decidere di inviare a centri che siano dotati di NGS, però oggettivamente mi sembra che da un punto di vista organizzativo, logistico, non ci sia più nessuna regione che non abbia la possibilità di poter identificare di utilizzare questo tipo di metodica. E quindi oggettivamente non lo farà magari il suo ospedale, però questo è fattibile in altri centri di riferimento pur regionale. Però rimane sempre il problema che tutte queste valutazioni su quello che è utile e su quello che non è utile, io trovo che sia un po' difficile che vengano fatti leggere agli oncologi che sono avidi lettori di riviste oncologiche, perché poi l'oncologo comunque deve dipendere dal rapporto col suo patologo. Umberto, sei. Sì, no, Dimmi. è che RET per noi ha rappresentato uno dei primi momenti importanti di riflessione riguardo al passaggio dalle tecnologie singleplex alle tecnologie multiplex. Perché prima di RET ce la si cavava, diciamo, perché si utilizzava ad esempio l'immunistochimica per ALK, una real-time per EGFR, una real-time per BRAF, si utilizzava un'immunistochimica per ROS con una convalida obbligatoria in FISH. Però in realtà RET ha rappresentato il primo momento di svolta perché l'immunistochimica, come ci potrà dire il professore Barberis, non va assolutamente presa in considerazione per la rilevazione delle traslocazioni di RET. Anzi, addirittura è confusiva, sia il rate di falsi positivi che quelli di falsi negativi è molto elevato. Inoltre, secondo momento di riflessione, è stato il primo gene su cui abbiamo riflettuto sulla differenza esistente tra le tecnologie DNA-based e quelle RNA-based. Perché dalla rilevazione delle alterazioni in RET partendo dal DNA non si è sempre poi possibile trasporre i dati che si rilevano nel target, quindi nella proteina. Mentre invece a volte con ALK ci si aiutava con l'immunistochimica, quando ad esempio una FISH era di dubbia interpretazione, corretto non era possibile. Quindi la tecnologia che rappresentava davvero un sandwich tra le due, ma quella che ha risolto il problema è stata l'NGS e in particolare l'NGS RNA-based. Qual è il problema? Il problema è che noi dal punto di vista didattico ragioniamo marcatore per marcatore, quindi ragioniamo su RET, ragioniamo su ALK, ragioniamo su EGFR,
ma in realtà quando poi vi serviamo il referto, è un momento unico di diagnostica in cui cerchiamo di riportarvi tutti i marcatori che abbiano una rilevanza clinica in quel momento. Il RET rappresenta uno degli elementi inclusi nei pannelli più comuni utilizzati in NGS. Rispetto a quello che si diceva, che oggi nella stragrande maggioranza delle regioni un centro che faccia NGS esiste, globalmente però non sfondiamo ancora il muro del 30% dei centri che in Italia utilizzano NGS, quindi nel 70% dei casi si utilizzano tecnologie single gene test o real-time PCR nella maggior parte dei casi, combinazioni di real-time immunistochimica. Quindi il testing rate globale di RET, per esempio quello di EGFR, oggi è l'80% circa, che dopo 9 anni è fermo ancora all'80%, perché il 100% non si raggiunge quasi mai. Quello di RET è fermo al 60%, c'è un 40% di persone che non accedono al test di RET, probabilmente per una combinazione di questi motivi. Non so se il professore Barberis ha un feeling simile o No, vuole aggiungere altro. io sono ovviamente d'accordo su quello che hai detto, anche perché RET, come ci dicevamo prima, insieme a NTRK 1, 2, 3 ha un po' cambiato la storia, no? Vale a dire la valutazione di questi geni chimerici, vale a dire quando una regione di 3' di un gene si va a congiungere con una sequenza in 5' di un altro gene e forma un gene chimerico che ha determina poi un riarrangiamento intra o intercromosomico, non è stata la cosa più semplice da gestire, anche se avevamo avuto l'esperienza Alkeros, ma confortati dalla ricerca della proteina. Io devo dire che, soprattutto confrontandomi con gli oncologi, non con questo parterre Verroy che abbiamo oggi con Francesco e Federico, ma con altri oncologi, devo dire che già andare a spiegare la differenza che c'era tra un riarrangiamento e una mutazione a carico di RET non è stata cosa banale, perché tutti noi classicamente veniamo dalla valutazione delle mutazioni perché conoscevamo il carcinoma midollare della tiroide, sia associato a MEN2, quindi il 98% di pazienti che hanno la mutazione, sia alterazioni di MET a livello mutazionale nel 40% dei somati. Mentre invece quando abbiamo affrontato RET abbiamo dovuto affrontarlo con una tecnologia, come sottolineavi tu, onnicomprensiva. No? Come io mi ricordo la Alice Show che definì il nostro tentativo di andare a cercare delle alterazioni che hanno una prevalenza dallo 0,3 all'1%, The Phoenix, che noi possiamo tradurre come l'araba fenice. Cioè, è assurdo andare a cercare delle alterazioni che hanno una prevalenza di quel genere con un singolo test, perché distruggiamo quel poco che abbiamo a disposizione nei tumori avanzati. Quindi questo riarrangiamento, secondo me, è anche interessante dare qualche notizia sul tumore RET riarrangiato. In genere sono tumori piccini che avvengono, che si sviluppano in pazienti relativamente giovani, prevalentemente non fumatori, come tutti questi sostenuti da Fusion Genes, che hanno una morfologia o a cellule d'anello con castone o lepidica. Quanto rappresentano io posso dirvi quella che è la nostra esperienza. In letteratura si dice dall'1 al 2% di casi non selezionati. Quando noi abbiamo fatto quella blue accrual di cui parlava Filippo, siamo arrivati intorno al 2%, cioè abbiamo trovato 12 casi su 578 tumori screenati. Queste sono le caratteristiche principali. Ci sono ovviamente come posso dire, delle esperienze un po' aneddotiche in cui si dice non sono adenocarcinomi, qualche large cell, qualche adenosquamo, eccetera. Però sostanzialmente sono i segment ring e i lepidici. Una cosa che secondo me vale la pena, non so, Umberto, che mi sembra che tutte queste alterazioni, questi geni di fusione, questi breakpoint tendano ad essere clusterizzati sostanzialmente a carico di un introne solo, che in genere l'introne 11, si conoscono. Mi sembra una quindicina di partner di RET, tra i quali KIF5 rappresenta il più comune, CDC6 l'altro. Che significato abbiano i partner di fusione in questo caso? Io non lo so che ci sono degli studi,
ma non credo che ci sia l'interpretazione delle varianti a scopo predittivo, come ci può essere in ALCA sulla variante 1 verso la variante 3, però insomma questo è quello che noi sappiamo allo stato attuale. E come andarlo a cercare? Tu giustamente hai detto, Umberto, lo si va a cercare con NGS insieme ad altri, punto e basta. I vantaggi dell'RNA sequencing sono evidenti, sempre più si va in quella situazione. Adesso io non mi voglio entrare sulle technicalities, sui problemi di unbalance 3' 5', perché non ci seguirebbe nessuno, però quella è la strada da percorrere, proprio perché se no ci si ferma in cose che non ti portano da nessuna parte. Ci sono alcuni punti che lei ha sottolineato che sono tecnici ma hanno una clinical relevance molto importante, del tipo, io ricordo all'inizio si iniziarono, diciamo, degli studi che utilizzavano lo stesso dispositivo sia per il tumore del polmone che per i tumori tiroidei per la detection delle alterazioni in RET. Però uno di questi studi praticamente abortì quasi subito perché, a differenza del tumore del polmone, nel tumore della tiroide troviamo sia traslocazioni che mutazioni puntiformi. Nel tumore del polmone le mutazioni puntiformi addirittura non hanno approvazione, ma poi non sono assolutamente presenti, diciamo, in questo setting di pazienti. Quello che però succede è che a volte viene intesa, questo capita anche per MET, ad esempio, non è detto che un gene abbia solo una classe di alterazioni e quindi di contro la proteina sia alterata solo per quella classe di alterazioni. E questo è qualcosa che va supportato, come diceva prima il professore De Marinis nel referto, perché a volte mi capita di avere referti tra le mani in cui c'è scritto RET mutato. RET mutato è qualcosa, diciamo, di non corretto da riportare nella diagnosi di un referto, perché va specificata la tipologia di alterazione per RET. Va specificata prima di tutto se è una traslocazione o meno. E se è una traslocazione, nonostante, come giustamente diceva lei, non abbiamo oggi né numericamente né dal punto di vista clinico i dati per discernere l'eleggibilità al trattamento in modo differenziale con una fusione rispetto all'altra, e probabilmente per la quantità di alterati per RET che abbiamo, non so se mai li avremo questi dati, però per adesso non li abbiamo, però sicuramente va almeno affibbiato il corretto nome e cognome a ognuna di queste alterazioni nei report, perché il referto è il momento di interlocuzione più stretto tra il patologo e il patologo molecolare che hanno caratterizzato quel campione e l'oncologo che dovrà prendere una decisione clinica, quindi deve essere nitido almeno nella parte di diagnosi. E quindi se è presente una traslocazione in RET va riportato che esiste una traslocazione in RET tra l'introne coinvolto, l'esone coinvolto e il partner di fusione. Ci sono alcune tecnologie, questo lo dico perché può essere utile nell'interpretazione dei referti, alcune tecnologie che rilevano gli unbalance, praticamente rilevano che è presente un coinvolgimento di RET ma non si riesce a definire quale sia il partner di fusione, ma anche in quel caso, perché negli studi erano stati inclusi, va riportato che esiste una fusione a carico di RET, non è possibile riconoscere il partner di fusione, perché questo poi dal punto di vista clinico oggi lascia il tempo che trova, perché comunque alla presenza di una fusione gli oncologi sono, se lo reputano opportuno, possono procedere al trattamento, ad eleggere il paziente al trattamento con uno degli inibitori specifici per RET, però va specificato che in quel caso esiste una fusione, ma non è stato possibile identificare il partner. Io vorrei fare una precisazione, sì, sul tipo di, innanzitutto sul tipo di riarrangiamento, perché in realtà ci sono dei dati emergenti che fanno vedere come in realtà c'è una differenza importante. Cioè i pazienti che hanno come partner di fusione CCD6 sono quelli che hanno l'evoluzione migliore. I dati sono decisamente più favorevoli proprio in questo gruppo di pazienti. E quindi questo è un qualcosa che noi dovremmo tenere presente. Ovviamente CCD6 è anche l'evento di riarrangiamento di RET meno frequente, si verifica in circa il 15% dei casi contro di fatto la maggior parte che non coinvolge appunto questo partner. Però è importante perché appunto sembra proprio che questi pazienti abbiano un'evoluzione veramente ultra favorevole. Devo chiederti, scusa Federico, tu che poi hai una lunga esperienza anche di medicina traslazionale, la tua esperienza è iniziata in laboratori esteri di grandissimo rilievo. Il discorso è perché Kerr non ha detto nella pubblicazione dell'anno scorso che l'Italia non ha elaborato dei piani diagnostici per RET? Ma forse perché lui ha una visione anglosassone, probabilmente. Quindi, probabilmente la sua visione è questa. In realtà io credo che in Italia
noi abbiamo il numero di sequenziatori probabilmente maggiore rispetto a tantissimi altri paesi, quindi questo non è vero. È vero che non è una metodica ancora, come si diceva prima, diffusa in maniera capillare a livello nazionale, però non si può neanche pretendere che il piccolo ospedale faccia un sequenziamento NGS. Quindi la tendenza dovrà essere ad avere dei laboratori di riferimento, anche perché il numero di test che noi e il dettaglio che dovremmo cogliere in ciascuno dei nostri pazienti va sempre più aumentando, quindi il livello di complessità tende a incrementare in maniera importante, quindi è fondamentale avere semmai dei centri di riferimento dove poi soprattutto si possa credere nel risultato, perché uno dei problemi che io incontro nella pratica clinica è che alcune volte magari uno non crede nel risultato del test di biologia molecolare, sia se viene positivo sia se viene negativo. Quindi questo è un qualcosa a cui bisogna ovviamente prestare attenzione, è la qualità del centro e avere una garanzia di qualità del centro che ha effettuato le analisi, ovviamente è cruciale anche per una questione poi di tranquillità del paziente, delle famiglie e da un punto di vista nostro naturalmente anche per evitarci delle grane notevoli. Sarà capitato a tutti quanti di avere dei pazienti che nel fare i test da un laboratorio ad un altro hanno avuto risultati discordanti e questo ovviamente è molto fastidioso. Ora, quel dato in percentuale che diceva Umberto sull'utilizzo poi dell'NGS in maniera usuale per profilare questo per profilare il materiale dell'adenocarcinoma si sconta col fatto che RET incide dall'1 al 2%, cioè se solo il 35% fa NGS vuol dire che noi ci togliamo fuori delle percentuali che, se tu lo vedi in assoluto, naturalmente sono sempre basse, ma che se tu lo vedi in maniera relativa cominciano a diventare importanti. Ma infatti il messaggio che va mandato un po' a tutti è credere nel fatto che il paziente che noi abbiamo davanti possa avere un evento biologico importante. Quindi il problema è che molto spesso l'oncologo dice: beh, è così rara che giusto a me deve capitare quel caso positivo, e quindi magari non effettua il test, cioè non ci crede. In realtà bisogna assolutamente crederci, anche perché questo evento, cioè 1% in ogni caso, significa che noi abbiamo un paziente che ha un'aspettativa di vita importante, delle alternative terapeutiche così rilevanti che francamente vale la pena assolutamente cercare. Cioè qui oggi abbiamo dei farmaci come il selpercatinib e il pralsetinib che hanno un impatto veramente importante sulla durata di vita dei pazienti. I pazienti che io ho in trattamento con entrambi i farmaci, qui ovviamente non è sede per fare distinzione tra i due farmaci e non possiamo farla in ogni caso in assenza di dati di confronto, ma ho pazienti in trattamento con l'uno o con l'altro che hanno una qualità di vita assolutamente normale. Dobbiamo anche tenere presente che noi spesso parliamo di pazienti giovani, pazienti che hanno una vita assolutamente attiva e che vogliono mantenere la vita attiva. Ebbene, questi farmaci consentono a questi pazienti effettivamente di poter fare una vita attiva. Questo ovviamente è il dato più importante e per un lungo periodo, tra l'altro. Mi permetto di aggiungere un paio di cose. Uno, confesso un conflitto di interesse, ero presente nella pubblicazione di Kerr con Kerr a primo nome e i quadratini accanto alla figura 1 che fu elaborato rispondevano ad una domanda: sono presenti nelle vostre linee guida quali marcatori? E quindi facendo l'elenco di quelli presenti nelle linee guida, per esempio l'Italia mancava diretta all'epoca anche di Entry K. La cosa simpatica su cui riflettere è che quando il lavoro fu sottomessa, quando il lavoro fu accettato, Entry K fu approvato. Quindi questo dà un messaggio che probabilmente la carta stampata non riesce più a stare indietro alle novità per i pazienti con il tumore del polmone, almeno. Tolto questo, la seconda cosa era, l'altra cosa da considerare, supportando il messaggio di Federico, è che uno manca poi la rilevazione attiva, cioè se uno non ci crede, non riesce a rilevare questi fenomeni poco incidenti. Due, si fa un danno doppio, perché se questo paziente ha un'espressione di PD-L1 maggiore del 90% per una traslocazione diretta, perché non c'è differenza in queste due popolazioni, in realtà la selezione di un trattamento attivo che non sarebbe efficace per questo paziente è un rischio che dobbiamo scongiurare. Cioè sta a noi darvi un profilo quanto più comprensivo possibile per evitare di fare una selezione che non sia adeguata. Perché in passato era un marcatore, un trattamento, oggi invece a volte molti di questi marcatori funzionano anche per voi come dei selettori negativi da altri tipi di trattamenti. Quindi è peccato non crederci, diciamo.
Ma poi infatti tutto l'errore è chiamarli marcatori e metterli sullo stesso punto. E le risposte che ti danno... Due bias importanti che vorrei sottolineare. Uno l'ha appena detto Umberto, cioè se noi non cerchiamo RET, rischiamo di inviare, candidare il paziente a un'immunoterapia, perché gran parte di questi pazienti hanno PD-L1 superiore come espressione al 50%, ad un'immunoterapia che è nefasta. L'altra cosa interessante è che questi pazienti rispondono brillantemente alla chemioterapia. Se noi andiamo ad analizzare questi preparati con una espressione di timidilato sintasi, vediamo che è scarsissima l'espressione. E questo vuol dire che è molto efficace l'uso di inibitori bifolati e conseguentemente di pemetrexed. Quindi ci sono questi due aspetti che vanno sottolineati. Soprattutto, come diceva sia Federico che Umberto, se non lo cerchiamo, esponiamo il paziente a un trattamento non proprio. Questo, tra l'altro, Massimo, apre anche un'altra questione che non so se Filippo vuole affrontare adesso, magari dopo, ossia quello del disegno anche dei trial clinici che attualmente confrontano in prima linea questi farmaci rispetto allo standard di cura che è la chemioimmunoterapia, quindi rispetto ad un trattamento che è vero che è lo standard di cura, però noi sappiamo che verosimilmente non è la migliore opzione terapeutica per questa tipologia di pazienti. Bisogna anche ricordare che è vero che è previsto anche un crossover dei pazienti, però con l'uso degli inibitori delle tirosinchinasi dopo l'immunoterapia bisogna prestare un po' di attenzione per il rischio maggiore di tossicità cui vanno incontro questi pazienti. Devo dire che nella nostra pratica clinica, laddove noi non abbiamo identificato un target molecolare per via di un ritardo del laboratorio, che purtroppo questo è un evento frequente nel nostro paese, ma non solo nel nostro paese, e quindi avevamo iniziato un trattamento di chemioimmunoterapia, poi abbiamo scoperto la presenza del target e al momento della progressione abbiamo offerto ovviamente l'inibitore specifico, in questi pazienti abbiamo osservato in alcuni casi della tossicità polmonare particolarmente fastidiosa, pur avendo rispettato dei tempi di washout direi adeguati. Quindi questa è una problematica che naturalmente bisogna tenere ben presente. Io capisco anche gli enti regolatori che giustamente chiedono per la sicurezza delle persone gli studi randomizzati, ma direi che l'entità del vantaggio offerto da questi farmaci obiettivamente è veramente eclatante. Poi c'è un altro problemino di ordine pratico, diciamo, perché noi quando pensiamo ai test pensiamo sempre a quali test fare, ma un altro parametro importante è quando farli questi test. Perché a volte vi arrivano determinazioni parziali del tipo EGFR, BRAF, ALK, ROS e non si è chiuso il circuito della caratterizzazione di altri marcatori, perché tipo questa è una storia atavica che si porta nelle menti indietro dalla registrazione di crizotinib per ALK, che era in seconda linea e quindi si diceva vabbè, iniziamo a fare quelli che utilizziamo in prima linea, poi alla seconda linea ci pensiamo. In realtà oggi, un po' con l'NGS e un po' per tutto quello che dicevate voi, probabilmente il quando e il quanto prima è possibile, cioè nel senso si dovrebbero fare tutti quanti a prima caratterizzazione nel medesimo pannello, restituendo un referto che sia almeno comprensivo di tutti quelli per cui c'è una possibilità di prescrivere questi trattamenti in pratica clinica. A volte alcuni di questi sono anche registrati in seconda linea, però questo lo chiedo io a voi, cioè al professore De Maniris e a Federico. Secondo voi oggi è ancora l'epoca di dover scorporare i test oppure farli tutti quanti in prima linea, in prima battuta e darvi un referto comprensivo anche se poi lo utilizzate in seconda linea, vi può essere di aiuto? Ma il risultato di questi test va dato, secondo me, ovviamente il prima possibile, Umberto, perché è cruciale naturalmente acquisire l'informazione per poter poi pianificare la cura più adeguata naturalmente che possiamo offrire poi ai nostri pazienti. Quindi è veramente importante che questi pazienti, ripeto, vengano testati il più presto possibile e che soprattutto poi i risultati ovviamente dei test di biologia molecolare siano resi
disponibili prontamente. Io devo dire, diciamo, dal punto di vista oncologico, posso dire che spesso abbiamo dei pazienti con alterazioni molecolari per i quali non abbiamo il farmaco disponibile in prima linea, e questo naturalmente può creare qualche problema in assenza della possibilità soprattutto di includere alcuni pazienti nei trial clinici, perché poi non tutti ovviamente sono eleggibili per il trial. Altra cosa, Umberto, è che io sono assolutamente d'accordo con la tua domanda critica. Tieni conto che lo standard del trattamento nello stadio 3B non operabile è quello di chemioradio seguito da immunoterapia. Ma oggettivamente così abbiamo, come abbiamo delineato la problematica per quanto riguarda il GFR, oggi potremmo avere anche un paziente corretto che dopo aver fatto chemio e radio pensa di arrivare al 50% di sopravvivenza libera da progressione perché fa un'immunoterapia. Ma è tutto da vedere se per quella prognosi espressa dalla presenza di quella mutazione tutto questo avverrà. Quindi io non posso altro che essere d'accordo con Federico. La diagnosi deve essere anticipata il più possibile. La problematica è che ci scontriamo con queste metodologie del rimborso che vede poi ogni centro cercare di aggirarlo in una maniera all'italiana, però è chiaro che non possiamo partire sempre dallo stadio quarto di malattia. Allora, io andrei avanti allora sulla presentazione di qualche slide che vuole appunto mostrare qual è la prevalenza della fusione diretta, che non solo prende il polmone nell'1-2%, ma anche la mammella per termine inferiore, il carcinoide papillare della tiroide, vedete 10-20%, poi esistono dati del colorretto, del colangioma, delle ghiandole salivari e il carcinoma epiteliale ovarico, così come il pancreatico, tutte percentuali molto piccole. Quindi i trattamenti standard danno naturalmente dei benefici limitati e sostanzialmente i dati della immunoterapia sono veramente bassi. Quindi questo giovane con età inferiore ai 60 anni e con uno status di never smoker diventa dal punto di vista delle caratteristiche cliniche quello che più si può avvantaggiare. Oggigiorno vedete che nel mondo ogni anno ci sono 37.000 persone che hanno una diagnosi diretta, quindi non si può dire che questo dato non sia importante. Certo, abbiamo 40.000 polmoni in Italia e 37.500 RET nel mondo, però il dato è comunque un dato interessante. Vedete, questo è un articolo che viene dal Mount Sinai, dove si vuole enfatizzare naturalmente il discorso dei driver molecolari, della possibilità di sequenziare, e si stabilisce ancora una volta la differenza fra incidenza dei geni nei soggetti fumatori in blu e nei soggetti non fumatori in giallo. Quindi è chiaro che qua, per quello che riguarda RET, abbiamo una differenza. Questa è un'analisi appunto del Mount Sinai sulla loro esperienza, però insomma conferma questo dato del non fumatore. C'erano stati tutta una serie di inibitori, vandetanib, gabozantinib, lenvatinib, alectinib, RxDx, che sono stati utilizzati prima che arrivassero questi inibitori selettivi, ma vedete che poi il loro livello si colloca nelle parti basse di questa curva di attività che riguarda la progression free survival. Quindi c'era comunque bisogno di arrivare con selbercatinib nella pubblicazione di Drelon e col pralsetinib in quella di Gaynor a studiare appunto studi di fase 1-2 sia il setting di pazienti pretrattati che il setting di pazienti non trattati. Come vedete, il setting dei pazienti non trattati utilizzabile in questi studi è stato decisamente basso, con risposte importanti. Vedete 85% dei non trattati, ma anche nei platino trattati 64%, così come nel
prasetinib. Ora il selbercatinib ha avuto tutta una storia dove è stato possibile nella preclinica valutare la sua attività anche in vari tipi di riarrangiamenti di RET. Lo sviluppo clinico si è basato su questo studio libretto di fase 1-2 con fasi di studi di fase 3 ongoing per prime linee a venire. La pubblicazione dell'agosto del 20 a primo nome Drilon, e vedete che nello studio di fase 1-2 c'era una presenza sui 530 pazienti arruolati, la metà venivano dal polmone, avevano questa patologia polmonare, e di questi 184 avevano già fatto una prima linea contenente platino e 39 erano sostanzialmente naive. Naturalmente poi in primario era response rate con tutti gli altri a seguire. Questo è un po' quello che diceva Federico prima, quindi nello studio vedete che poi nell'ambito delle fusioni KIF5B ha rappresentato il 60%, il CCD6 il 22% e tutti gli altri sconosciuti o altri. Quindi è su questi due che si è basato poi lo studio, con mediane intorno ai 60 anni, sia per i trattati che per i pazienti vergini, e dove i never smoker hanno rappresentato oltre il 70% dei pazienti. Vedete, questa è la risposta delle lesioni target misurate, e quindi 64% di risposta sui 105, e qua ci sono pazienti pretattati, pazienti non pretattati, pazienti che avevano praticato inibitori multitarget. Importante il ruolo a livello cerebrale con 90% di risposta, questo è naturalmente fa parte di uno dei plus di questo tipo di farmaci. E alla Independent Review Board la median progression free survival è risultata di 16,5 mesi con osservazione di 13,9 mesi. Quindi dei dati nei pazienti pretrattati decisamente importanti. Nei non trattati la mediana di PFS non è stata neanche raggiunta e l'85% è stata la risposta ottenuta dalla valutazione della molecola. È stata fatta anche una valutazione su pazienti asiatici che non solo erano stati presi nelle normali country asiatiche, ma anche quelli che stavano negli Stati Uniti, in Canada e in Australia, e dove anche qui non ci sono molte differenze fra chi F5B presente in ambedue i gruppi. Questo è stato quello di tutti, questo è il gruppo di tutti i pazienti, e questo quello dei pazienti est asiatici. Non vedo grosse differenze sull'incidenza di questo tipo di fusioni. Nei pazienti asiatici la risposta è stata del 60, in tutti i pazienti è stata del 64, quindi un dato che si pone in termini positivi anche verso questo tipo di pazienti. Il dato decisamente molto importante è quello della safety, cioè ci troviamo con assenza di grado 4, con un grado 3 decisamente contenuto e rappresentato nel 14% dall'ipertensione al grado 3, da problematiche di diarrea comunque presenti ma di basso rilievo, così come la nausea. Quindi un discorso di tollerabilità del farmaco che in qualche modo fa la differenza con tanti nuovi inibitori che stiamo testando e che invece vedono proprio nella intollerabilità un limite al loro utilizzo. Vedete, quindi queste sono le conclusioni degli autori. La forza è quella della possibilità di controllo intracranico della malattia.
che ha portato i pretrattati ad avere una risposta del 64%, 85% nei naive, ma è chiaro che la durata della risposta, la progression free survival di 17 mesi, viene molto influenzata da questo discorso della risposta intracranica. Per quanto riguarda le brain metastasi, lo stesso Trilon aveva già pubblicato su GTO un'altra sua pubblicazione dove comunque parlava dei presentazioni a livello cerebrale di tutti gli stati 4, ma anche quello dei pazienti con rette, come sostanzialmente rette, vedete che era in grado di controllare la progressione di malattia a quel livello. Anche nel libretto c'è stata una valutazione particolare delle lesioni cerebrali, e i 22 pazienti con malattia cerebrale hanno avuto una risposta dell'82% e sostanzialmente con una media della durata del follow-up da 9 a 11 mesi ci sono dei valori di mediana di durata della risposta a livello intracranico che sono molto alte, le mediane non sono state ancora raggiunte, sia quindi per quanto riguarda la durata della risposta, sia per quanto riguarda la PFS, quindi dei dati molto positivi che hanno comunque portato l'FDA a maggio del 20 a registrare selpercatinib nei pazienti con alterazione di RET, e hanno poi portato l'EMA all'approvazione a livello europeo per pazienti che fossero stati già trattati con una precedente linea di terapia. E AIFA ha posto la molecola in CNN, per cui a oggi questo è diventato un farmaco che è acquistabile quindi nei nostri ospedali, per quello che riguarda i criteri, i bisogni dei nostri ospedali. Lo studio di fase 3 c'è e si confronta in prima linea, perché questo è sempre il solito problema della prima linea, vedete 167 pazienti verso 83, è stato dato un rapporto 2 a 1 fra selpercatinib e un sale di platino e il pemetrexed, quindi lo studio sta ruolando e sapremo poi quale sarà la possibilità, che cosa di quali risultati e quali possibilità si apriranno nel prossimo futuro per i nostri pazienti in prima linea. Quindi vorrei tornare dai miei ospiti per una valutazione su questi dati di selpercatinib, che abbiamo detto a oggi sono già importanti, perché possiamo in qualche modo richiederlo. Federico. Sì, scusami Filippo, mi ero mutato. No, dati, concordo pienamente con te, dati importanti, dati che giustificano pienamente l'approvazione da parte dell'FDA. Direi che noi abbiamo la possibilità, sappiamo utilizzare questi farmaci nei pazienti pretrattati, e in prima linea ovviamente dobbiamo per forza ruolarli nell'ambito di trial clinici. Questo è quello che è la situazione attuale. Ripeto, una situazione che talora non è semplice, perché io ricordo un paziente con cui ho avuto tra l'altro delle storie poi con i familiari, perché purtroppo il paziente poi è deceduto, un paziente anziano in cattive condizioni generali, RET positivo, e questo paziente non poteva entrare nel trial, aveva un'importante insufficienza respiratoria, andava avanti con l'ossigenoterapia a permanenza, aveva dei problemi cardiovascolari veramente molto rilevanti. Quindi era un paziente che logicamente non puoi randomizzare in un trial verso chemioimmunoterapia. E per questo paziente purtroppo l'unica possibilità era offrirgli una monoterapia, e il paziente però è morto prima di poter iniziare l'inibitore di RET. Allora, io credo che situazioni di questo genere sono veramente spiacevoli, perché poi offrono ovviamente, danno spazio a tutta una serie di
critiche anche da parte ovviamente della famiglia, che viceversa ovviamente non è addentro ovviamente a questo tipo di problematiche, non capisce magari per quale motivo il medico non dà immediatamente quel farmaco. Devo dire, facendo anche un accenno a quello che tu dicevi prima, cioè alla fine noi italiani troviamo sempre più un escamotage, e l'escamotage in un caso come questo era abbastanza agevole, devo dire, perché bastava dargli una compressa di endoxan e poi magari trattare il paziente come se fosse una seconda linea. Però questo è un approccio obiettivamente che offre, diciamo, apre a dei rischi professionali importanti, e io devo dire che raccomando di non fare questo tipo di approccio. E devo dire, nel mio caso, fortunatamente che non mi sono lasciato lusingare da tutte le così insistenza della famiglia, perché poi quella stessa famiglia si è scagliata dopo con estrema violenza, a testimonianza del fatto che se avessi invece ceduto a questo tipo di atteggiamento mi sarei esposto in maniera a quel punto non più difendibile alle critiche di una ovviamente dei familiari. Temo purtroppo che l'evoluzione nel caso specifico di questo paziente sarebbe stata sfavorevole in ogni caso, più per la gravità dei fenomeni con delle patologie, delle comorbidità che lui poverino presentava, che non per la sua malattia. Però ecco, direi nella nostra pratica clinica di essere molto attenti a non cercare questi escamotage, e naturalmente di sperare di insistere con le istituzioni per avere invece questi farmaci disponibili il più presto possibile, perché poi questa è l'unica vera strategia vincente. Massimo, che dici del tipo di riarrangiamento dello studio libretto che è emerso? Mi sembra che sostanzialmente confermi quello che abbiamo detto prima, cioè i partner sono quelli, come ha sottolineato Federico. Sembra che poi ovviamente noi stiamo ragionando sul numero di casi che è estremamente povero, quindi non possiamo paragonare la nostra conoscenza su retta su quello che abbiamo imparato su EGFR. Proprio non ci siamo, quindi dobbiamo prendere atto poco per volta delle notizie che vengono pubblicate, sempre però purtroppo con limiti numerici importanti. Una cosa che è scappata prima nel nostro approccio alla diagnostica, siccome è una metodica estremamente diffusa, è la FISH, no? Volevo spendere una parola e chiedere il conforto di Umberto, cioè su FISH già per quando si vanno a valutare le fusioni, è una metodica che mostra una certa insufficienza, soprattutto quando i break formano delle delezioni estremamente corte che l'occhio umano non riesce ad apprezzare. Federico è stato un antesignano di queste cose, mi può confortare su questa interpretazione. Abbiamo imparato molto da Alk, no, in questo. E poi c'è un problema, che a differenza di ALK non abbiamo un cutoff. Quindi il cutoff diretto in FISH non c'è. Quindi è una interpretazione nostra quando vediamo questa FISH. Quando usarla? Io tendo sempre ad usarla, noi facciamo NGS d'Ambley e andiamo a confermare soprattutto dei target non comuni con una metodica ortogonale. E quando noi troviamo un'alterazione in NGS, anche per imparare, andiamo a controllarla in FISH. E qui effettivamente possiamo dire che vediamo quelli che sono i limiti della FISH, che in una percentuale che non è lontana dal 10% non conferma l'NGS. E quindi dobbiamo ricorrere un NGS per riconfermarci. Questo è un po' il limite. E anche è un limite che, essendo noi, lavorando noi in una avida istituzione privata, dobbiamo tenere conto, perché effettivamente ogni giro di NGS, come tu sai Filippo, è molto costoso. E poi dopo veniamo segnati come i grandi scialacquatori delle fortune dello IEA. Abbiamo il budget di programma polmone domani. Cerca di essere generoso. Esatto. Io mi associo a quello che diceva il professore Barberis. C'era l'anno scorso, all'ultimo mondiale che già si è fatto il tumore del polmone, Lopez Rios fece uno studio semplice ma molto elegante. Testò una serie di pazienti con FISH, immunistochimica e NGS,
Nel 9% dei casi i risultati dell'NGS non erano confermati dalla FISH. Nel 12% dei casi i risultati dell'immunistochimica non erano confermativi o di FISH e di NGS. L'immunistochimica aveva difetti sia in falsi positivi che falsi negativi, la FISH solo in falsi negativi. E quindi? L'NGS. Quindi un NGS, anche perché le ultime slide che sono state viste... Quindi fammi capire, tutto quello... Allora l'algoritmo dei labelli sulla pubblicazione dell'ESMO, che fa allora, tutte quelle valutazioni, potremmo andare a dire o c'è la FISH o se no diventa molto difficile. Ma quella è una tattica cerchio bottista, Filippo. Cioè, a un certo punto uno deve accontentare. No, ho imparato sulla mia pelle, cerco di portare, diciamo, un'esperienza, che quando si ragiona... non solo a casa propria, ma quando ad esempio si devono fare delle raccomandazioni che tengano in conto gli atteggiamenti, le possibilità di varie nazioni o di vari paesi, a volte si cerca di mitigare gli approcci e quindi mitigare l'approccio dell'NGS verso le single gene test, perché ad esempio bisogna tenere in considerazione anche che in America Latina l'NGS è al 10%. Quindi ci sono a volte delle difficoltà, diciamo, a dire no, per questo... problema l'NGS è la strategia migliore. Io sinceramente lo posso dire proprio serenamente, se noi non puntiamo verso l'NGS, il tumore del polmone è incopribile in questo momento, è incopribile non solo per rette e per tutte le problematiche intragene, ma anche intergene, cioè tutte le problematiche che abbiamo di coprire i vari geni. Inoltre, questo lo discutimmo anche la volta scorsa, ma vale per quasi tutti i marcatori, all'interno dello stesso gene noi abbiamo bisogno di distinguere le varianti, un po' per i geni in upcoming, tipo le nozioni che stiamo acquisendo adesso sulle fusioni, ma anche come abbiamo visto per GFR, per BRAF. Terzo, l'ultima slide della sua presentazione, che era il registrativo di fase 3, nei criteri di esclusione porta una parolina magica, che è in assenza di altre alterazioni driver note. Quindi significa che tu le devi aver testate per dire che sono assenti, perché altrimenti non puoi dire che sono assenti. Assenti, puoi dire che non le hai testate. Però ne posso aver testate solo due. Trovate le negative. Assolutamente, però è quello che diceva Federico prima. Assolutamente. Come vengono disegnati i drivers. Assolutamente, è un problema. Tre, sempre un'informazione di ordine molto pratico, ed un tema che prima abbiamo toccato, non solo il quando, non solo quali, ma anche su cosa dobbiamo testare. Nell'ambito di pazienti col tumore del polmone in stadio avanzato, nella più florea delle ipotesi, nel 70% dei casi abbiamo piccoli campioni, o piccole biopsie o campioni citologici. Quindi quando ci si fa guidare, ad esempio, dall'istotipo, a volte si può perdere una popolazione di pazienti positivi e non testarli. Esempio, piccola biopsia, squamoso, è un paziente da testare o no? È un paziente da testare, non perché lo diciamo noi, ma perché le linee guida dicono che in più del 35-40% dei casi si può essere in presenza di un istotipo misto. E in questi pazienti è possibile trovare una traslocazione per RET come una traslocazione per ALK, come una mutazione per EGFR. Quindi quando si ragiona in modo bulgaro e si dice no, l'istotipo è uno squamoso in un paziente di 58 anni, il paziente va testato, perché da linea guida sul piccolo campione non è possibile escludere una componente atero. Quindi per essere pratici, quello è un campione a cui è bene eseguire il test. Purtroppo si vede spesso, e questo è quello che diceva prima all'inizio lei, professore, è quello che diceva riguardo al fatto di dover indicare la richiesta di un test, ma di non dover entrare nel districarsi tra questi aspetti troppo tecnici per il test, perché spesso arrivano campioni squamoso, non rilevare alterazioni in EGFR, in ALK, in ROS, in RET, eseguire esclusivamente PD-L1. Questa è una delle richieste più scorrette che possa arrivare su una piccola biopsia o su un campione citologico. Questo è sempre per dare un dentellato pratico alla discussione che stiamo facendo. Io, Umberto, se posso fare un commento ulteriore, sono anche curioso, tra l'altro, di sapere cosa ne pensi tu, ma anche Massimo, naturalmente, su questo aspetto, perché io non sono ovviamente un patologo. Così, diciamo, io sono un po' entrato occupandomi un po' di test di biologia molecolare, ma rimango ovviamente un oncologo clinico.
Il discorso è questo. Sicuramente io sono dell'avviso che noi andiamo decisamente verso l'NGS, NGS a DNA e a RNA, questo anche va specificato per chi ci ascolta, perché magari uno dice non hanno trovato rette, però hanno fatto l'NGS a DNA e quindi ovviamente non è stato possibile identificarlo. Quindi sicuramente andiamo verso l'NGS. La FISH ha dei limiti importanti e i limiti sono legati al fatto che dipendono dall'operatore. Purtroppo nelle mani esperte, in mani di un citogenetista di grande esperienza, la FISH riesce a trovare delle robe veramente entusiasmanti, questa almeno è stata la mia esperienza, però purtroppo poi spesso non è replicabile. La storia della FISH nell'EGFR è proprio questa, il test di fatto era super affidabile nelle mani di un'unica persona e quindi ovviamente non essendo poi replicabile alla fine si è dimostrato meno utile rispetto all'analisi mutazionale. Quello che volevo però dire è che secondo me l'immunistochimica non è tutta da buttare via, perché noi cominciamo a vedere tutta una serie anche di farmaci la cui efficacia è importante anche in pazienti con immunistochimica positiva. Faccio un esempio per tutti, che è il trastuzumab deruxtecan, di cui oggi noi non parliamo. Però il trastuzumab deruxtecan ha mostrato in pazienti ultra pretrattati HER2 positivi all'immunistochimica 2+ o 3+, un tasso di risposta obiettiva del 25%, che è di fatto in una popolazione del genere un dato veramente di grandissima importanza. Possiamo fare lo stesso discorso anche per MET, possiamo fare lo stesso discorso per vari altri oncogeni, tra cui anche lo stesso EGFR. L'EGFR mutato, però anche EGFR espresso, è quello che risponde meglio al trattamento. Questi sono degli studi che noi pubblicammo intorno al 2007-2008 e che ora sono caduti completamente nel dimenticatoio. Idem per ALK, idem probabilmente per tanti altri oncogeni. Cioè dobbiamo partire dal presupposto che il farmaco non agisce sulla mutazione del gene o sul riarrangiamento, ma agisce sulla proteina alterata. Quindi l'immunistochimica in qualche modo un ruolo deve pur mantenerlo. Allora, quello che secondo me la mia idea è che in un prossimo futuro, accanto a uno sviluppo sempre maggiore dell'NGS, si assisterà però a una progressiva anche affiancamento di un pannello immunistochimico che può servire a definire meglio quello poi che è l'efficacia del farmaco specifico. Questa almeno è la mia idea, cioè noi andiamo anche parallelamente verso una rivalutazione anche dell'immunistochimica, proprio perché il ruolo della proteina in ogni caso rimane sempre cruciale. Ma questo è verissimo, perché la Ventana sta lavorando in questo senso e sta lavorando soprattutto sulla produzione di anticorpi la cui lettura sia la cosiddetta one shot, positivo o negativo. Cioè la lezione di ALK con il clone di 5F3 è andata nella direzione che tu hai detto, cioè noi quando lo vediamo positivo lo sappiamo che è positivo, non è come gli altri anticorpi in cui avevi una scala da 1 a 3, da 0 a 3 e poi dovevi andare comunque in FISH. Con quello vai, e lo stesso stanno lavorando con ROS, con risultati non altrettanto brillanti, devo dire, ma anche con MET sembra che ci siano dei problemi, cioè MET secondo me è uno dei geni più interessanti in assoluto da un punto di vista concettuale, anche perché va poi ad interferire con meccanismi diversi che non sono mutazionali ma semplicemente di amplificazione sulle risposte di pazienti che hanno sia mutazioni EGFR sia alterazioni di riarrangiamenti o fusioni di ALK. Quindi sicuramente l'immuno poi tutti la possono fare, costa poco e quindi lì si andrà. E quindi NGS e immuno, ma non una cosa sola, perché una cosa che abbiamo imparato è ad essere il più possibile flessibili, perché ogni campione purtroppo fa storia a sé. E questo è quello che diceva prima Umberto, poi tu Federico, cioè sulla tipologia di laboratorio. Se un laboratorio è abituato a gestire una varietà di campioni, sa come impostare la metodologia diagnostica. Vedi Massimo, quando noi iniziamo appunto a studiare le GFR, ti parlo del 2003-2004, era assolutamente chiaro che chi era positivo per due test
quindi che so, all'epoca parlavamo ovviamente soltanto di EGFR, quindi EGFR mutazione FISH, mutazione immunistochimica, FISH immunistochimica, quindi un test a livello genico e uno a livello proteico. Chi era positivo per due di questi test aveva un'evoluzione, un outcome decisamente più favorevole, erano i più sensibili al trattamento. Solo che all'epoca già pensare di fare l'analisi mutazionale era complesso. Cioè nel 2004 la gente non pensava che testare per le GFR fosse qualcosa di super complicato. Quindi, quattro esordi che ti dicono. Esatto, quindi, esatto. All'epoca però sembrava qualcosa di incredibile, di assurdo. Fantascienza, quindi addirittura proporre, perché queste furono le nostre prime pubblicazioni, di farne addirittura due, cioè la mutazione e l'immunistochimica, la gente, non dico che ci rise dietro, però non prese in considerazione questa ipotesi. Ma io credo che oggi invece siamo nelle condizioni di rivalutare un approccio di questo genere, perché noi abbiamo bisogno di capire, tra l'altro, chi sono i super responders e chi sono quelli che vanno male. Parliamo di commutazioni, parliamo di quello che volete, però ecco, accanto ad un'analisi multigenica, abbiamo bisogno anche di capire alla fine se il target vero del nostro farmaco esiste o non esiste, quindi in pratica se la proteina c'è o non c'è. Cerco di tradurre globalmente questo punto di vista e vediamo se lo traduco bene o meno. Allora, la traiettoria verso cui andiamo è l'integrazione dei dati. E questo lo si vede anche perché la parte di cui ci occupiamo noi in laboratorio si trasforma in integrative pathology, cioè mettiamo insieme vari dati che vengono da vari test. Non è l'immunistochimica da buttare, ma a volte sono alcuni cloni anticorpali da buttare. Perché non tutti i cloni hanno le stesse performance, o comunque non vedono quella parte che serve per quello specifico trattamento. Ma in realtà, nella traiettoria globale, e questo vale anche tanto per il tessuto quanto per la liquid biopsy, si va verso un punto che è 3D biology, cioè l'integrazione simultanea dei tre livelli biologici, il DNA, l'RNA e le proteine. E quindi l'immunistochimica è la prima espressione applicabile della proteomica. Spesso noi sentiamo parlare di proteomica, ma in realtà l'immunistochimica è il primo momento di proteomica introdotto in un laboratorio anni fa, perché la prima volta che tu guardi in faccia il target del tuo trattamento, tutte le altre cose sono, sono marcatori indiretti. Vedere una fusione a carico del DNA non è assolutamente detto che quella fusione si trasformi in una proteina fusa. E questi sono fenomeni che capitano spesso e chiunque di noi li ha incontrati. Ad esempio, vedere un ALK traslocato con un EGFR mutato. A volte l'ALK traslocato visto in FISH, poi l'ALK traslocato confermato in immunistochimica era negativo e la delezione del GFR resta là come evento leading. Quindi il futuro probabilmente sta nelle nostre mani nell'integrare i dati che vengono da più tipologie di caratterizzazioni. Siccome sarà difficile avere a disposizione tutto il tessuto per fare come le facciamo oggi queste caratterizzazioni, qua la tecnologia ci viene di supporto perché la maggior parte degli NGT, cioè la maggior parte delle piattaforme di tecnologie di nuova generazione sta andando verso l'integrazione. Cioè simultaneamente ci sono alcune piattaforme, la cui tecnologia viene chiamata Multiplex Color Code Barcode Technology, nome lungo in gergo viene detto NanoString, che integrano DNA, RNA e proteine già con dei pannelli preformati per vedere nello stesso paziente se è presente l'alterazione a carico del DNA, è espresso l'mRNA, è effettivamente tradotta la proteina, perché poi noi ragioniamo oggi guardando le cose dal buco della serratura, ma dobbiamo ancora imparare ad aprire la porta perché il genomic landscape non si vede con la mutazione o la traslocazione, ma si vede tenendo in considerazione tutta questa tipologia di alterazione. E lo insegnate voi a noi, nella maggior parte degli studi clinici che stanno partendo adesso, soprattutto in fase 1, anche se solo come secondary endpoint, è sempre incluso un'analisi che vede la caratterizzazione simultanea di o due acidi nucleici o un acido nucleico e una proteina, sia sul tessuto che liquid biopsy. Questa, per esempio, è la storia recente. Vedi il dispositivo Grail per la detection liquid biopsy, accoppiamento ctDNA metilazione, vedi il CancerSEEK accoppiamento ctDNA proteina. Cioè, tutto sta andando verso l'accoppiamento di più di un livello biologico, perché, come dicevi giustamente tu, Federico, prima, a volte nell'accoppiata e quindi nell'integrazione dell'informazione non trovi sostituzione, ma trovi sinergia, cioè un marcatore funziona meglio quando lo vedi da due punti di vista differenti. E questo non è solo vero due tecnologie sullo stesso tessuto, ma a volte due biosource differenti.
del tipo paziente mutato nel tessuto per EGFR o per qualsivoglia altra mutazione, compreso RET, e paziente che presenta quell'alterazione in circolo nello stesso momento, hanno due behavior dal punto di vista clinico differenti. Ora, purtroppo, né negli studi clinici l'abbiamo messo e quindi, come dicevi tu prima, andrebbero ridisegnati gli studi in modo tale da poi farci utilizzare queste cose in pratica clinica. Due, né ci siamo spinti a capire bene questi dati, a volte li nascondiamo sotto al tappeto, perché tu lo hai sottolineato, gli studi su EGFR partono dal 2004, dal 2007 al 2008, abbiamo nozioni integrative incredibili, siccome erano difficili a volte da comprendere, sono stati messi sotto al tappeto e è stata scelta la strada più semplice. E poi se tu consideri semplicemente tutte queste omics di cui ci ha detto Umberto, che sono poi ovviamente sia la parte genomica, soprattutto la trascrittomica, i bias di continuità del trascritto e quindi la mancata produzione di proteina per stop durante i fenomeni di trascrizione, oppure proteine diverse che non sono targettabili da un punto di vista immunoistochimico e quant'altro, sono poi quelle cose che il TCGA ci rappresenta, perché sui 10-12 mila casi inseriti abbiamo tutte queste omics. Ma tra avere il 100% dell'omics, ritornando con i piedi per terra, con i nostri pazienti nella nostra pratica quotidiana, noi dobbiamo fare con quello che abbiamo. Il messaggio che a me piacerebbe proprio fornire è: allo stato attuale, come siamo d'accordo e come siamo sempre d'accordo, perché da anni che facciamo questo mestiere, noi e la Federico II, il maestro di Umberto, Giancarlo Troncone, lui stesso, abbiamo fatto un sacco di lavoro insieme e siamo quelli che stanno portando avanti questo messaggio. NGS First associato con altre metodiche per garantire la maggiore flessibilità e la maggiore riproducibilità dei nostri dati. Per rispondere alla domanda iniziale di Federico Capuzzo, il dato che noi forniamo è sostenuto da metodiche ortogonali ed è comunque frutto di uno skilling che dura anni. Questa è la cosa importante, cioè il discorso dell'NGS non è schiaccio un bottone o una risposta. Magari fosse così. Sarebbe anche un lavoro frustrante e stupido. Io quello che volevo chiedervi, Massimo, Umberto, voi lavorate in istituzioni dove questo non è il vostro problema perché avete e utilizzate l'NGS, ma agli oncologi che ci stanno, che sono in ascolto, cioè noi cosa dobbiamo dirgli? Nel momento in cui ricevono un pannello dove RET non è stato evidenziato, cioè andate dal vostro patologo. Fatevi dare il tessuto e portate in un'istituzione italiana dove cerchino anche RET, oppure parlate col vostro patologo e vi diranno dove andare per fare questo tipo di valutazione sul RET, perché dobbiamo essere pratici, perché attualmente noi non abbiamo nessuna di queste due possibilità. Attualmente i pazienti vanno su Google, identificano i centri di riferimento e vanno a fare la visita. Gli oncologici e i centri di riferimento li rinviano dai loro patologi a farsi dare il materiale perché il loro laboratorio identifichi. Questa quindi è la terza possibilità. Le prime due le scartiamo, Umberto, non sono applicabili? Ma rispondo alla Massimo Troisi, diciamo, tra un giorno da leone e 100 giorni da pecora ci sono 50 giorni da orsacchiotto. Perché allora, se proprio uno allora un pannello minimo per un paziente col tumore del polmone in stadio avanzato che abbia EGFR, BRAF, KRAS, ALK, ROS, RET, ENTK e auspicabilmente MET è raggiungibile anche con una real-time PCR. Qual è il problema però? Viene prima della metodologia. È il problema relativo alla gestione del campione in cui il patologo ha un ruolo fondamentale, pratico. Perché? Se io mi trovo davanti un campione da cui posso tagliare solo due sezioni a 5 micron e le spreco tutte e due per fare un pannello a metà, io ho fatto un danno al paziente. Se invece mi trovo davanti una resezione, perché questo paziente purtroppo è ricaduto a distanza di tempo da cui era stato operato, 25% dei casi. In questo caso io posso fare un primo step con una di queste tecnologie e poi massimo eleggere la seconda metodologia. Ma nell'altro 70% dei casi io dovrò ripetere un prelievo al paziente,
se mi finisce il materiale tra le mani, oppure dovrò aprire una strada via liquid biopsy. Ma se un centro non ha l'NGS, probabilmente non farà nemmeno la liquid biopsy, perché se fa la liquid biopsy senza NGS, la farà con una digital, che è una tecnologia mutazione per mutazione. Quindi il panorama veramente diventa complesso. Per questo il messaggio che diceva il professore Barberi prima era un messaggio semplificatore di tipo: quando si può, NGS. Se non si può nel proprio centro, riferisciti al centro che fa NGS. Se proprio non ti puoi Ma chi, riferire scusa, a chi è rivolta questa indicazione? a chi non ha NGS in house. No, ma a chi è rivolta? Qual è la persona? Allora, il primo momento è l'oncologo. Il primo momento è l'oncologo, che però dovrebbe parlare col suo patologo, del tipo: oncologo decide quali e quanti sono i test significativi dal punto di vista clinico, perché in Italia funzioniamo on demand nella maggior parte dei casi. Il reflex testing non è qualcosa che può essere estrapolato a tappeto sul territorio nazionale. Quindi l'oncologo richiede il pannello di test. Il patologo, verificando il tessuto, se è un centro che ha l'NGS in house, parte direttamente e fa quelle caratterizzazioni. Se non dovesse avere l'NGS in house, si aprono due strade. La prima: il campione è sufficiente a caratterizzare il pannello minimo, qualora non ce la dovessi fare, mi riferisco a un centro per farlo esternamente. Se invece guardo il campione e non ce la faccio, io già mi devo riferire esternamente, perché oggi è un danno per il paziente dargli un testing a metà. L'esternamente significa due cose oggi in Italia. La più plausibile è che tu ti riferisca ad una rete di centri attivi sul territorio con cui, con un'impegnativa, puoi mandare il paziente e far fare il test in NGS. Qualora questa è un'opzione che non puoi praticare, esiste una terza via di esternalizzazione, che è verso servizi che fanno comprehensive genome profile. Però il messaggio è che il paziente non può ritornare a lei o a Federico senza avere avuto un testing almeno comprensivo di marcatori da LEA, in più avendo esaurito il materiale senza aver completato il percorso, perché quello diventa un danno di due ordini di grandezza. Il primo: il paziente deve risubire il prelievo. Il secondo, che penso lo insegnate voi a noi, è fondamentale: il tempo. Perché per riorganizzare il prelievo del tessuto dal paziente, o nel frattempo far partire un complementary approach in liquid biopsy, se tutto va bene passano 25-26 giorni di media per rifare il giro. E 25-26 giorni più gli altri 22-23 che ci hai messo per fare il primo giro, il paziente è saltato in seconda linea praticamente. Diventa un problema di turnaround time, non solo di qualità di testing. Non so se il Poi, professor Barberi sia d'accordo. assolutamente. Poi il timing è anche un timing nostro, cioè non è soltanto il timing che per la re biopsy. Io penso che il messaggio da dare sia valutare che cosa è necessario. Se non hai in house la possibilità di farlo, mandalo nel posto geograficamente più vicino, dove ti trovi meglio. Alla fine col DHL, un qualsiasi blocchetto può viaggiare da Bolzano a Capopazzolo in un giorno, insomma, non esiste questo problema. Io purtroppo però vorrei entrare in un discorso antipatico, che adesso stiamo andando un po' così molto sulla punta di fioretto, però in realtà, e parlo contro la mia categoria, esiste una forma di feticismo del patologo nei confronti del materiale. Il materiale è suo e non è del paziente. In realtà la legge dice che noi patologi custodiamo il materiale del paziente e dobbiamo favorire il paziente. Allora, se il patologo che non ha questa cosa e si riferisce a Umberto, si riferisce a me, noi siamo ben contenti di fargli un servizio in un modo inclusivo, cioè vale a dire è lui che partecipa alla diagnostica di un suo paziente. Non è un atto di vassallaggio nei confronti di un centro più grande. Questo è un messaggio che è drammatico delle volte. Cioè, bisogna che nell'ambito di una sedicente e mai formata rete nazionale NGS esista questa capacità inclusiva nei confronti dei centri più piccoli che siano partecipi e protagonisti di un percorso diagnostico e conseguentemente terapeutico. È un fatto culturale, a mio modo di vedere, non tecnico soltanto. Io penso che questo sia giustissimo. Noi non possiamo continuare a considerare che deve esistere una migrazione totale. Io emigro nel centro di riferimento che ha il chirurgo, lo pneumologo interventista, l'oncologo, il laboratorista,
l'anatomopatologo con la supermacchina, non può essere così, perché sennò gli anticorpi saranno evidenti. E anche quello che cosa... deve essere possibile è che ci sia la possibilità per chi non l'ha di venire qui da noi, di esercitare il suo ruolo qui da noi o presso altri centri che vogliono fare così, e tornarsene a casa dal suo oncologo a farsi curare dal suo oncologo, perché sennò questo discorso viene poco accettato. Certo, perché uno deve ritornare alla sua qualità di vita, alla sua sede, e il percorso diagnostico deve essere così, assolutamente. Poi non possiamo neanche essere antistorici. La tecnologia, le nuove tecnologie, sono per definizione democratiche. Quando io, che ho i capelli bianchi, ho cominciato con l'immunistochimica, sembrava una streganza. Adesso l'immunistochimica c'è dappertutto. La biologia molecolare, perlomeno a un livello basico, è poi quello che facciamo nel 90% dei casi, perché diciamo la verità, poi possiamo fare degli exploit culturali, eccetera, benissimo, però il 90% è routine anche in questo. Quindi è questa cosa che si deve imporre. Ci vuole una rivoluzione culturale proprio per cercare il migliore approccio, ed è fatica, perché sappiamo tutti che è fatica aprire un libro, aprire le review e cominciare a lavorare sui software e indovinare, cioè imparare a lavorare con categorie diverse. Cioè il patologo, anatomopatologo tradizionale, ha delle difficoltà di linguaggio nei confronti di un patologo molecolare e viceversa. Quindi è questa integrazione che fa la rivoluzione culturale. Imparare a mettere insieme varie professionalità che siano in grado di comunicare poi con l'oncologo, che poi la responsabilità della terapia è tutta vostra, oltre che anche basata sulle nostre indicazioni e su quel referto chiaro che è fondamentale. Vorrei chiudere rapidamente, scusate, questa parte che riguarda pralsetinib, il secondo RET inibitore, che anch'esso ha dimostrato di avere un ruolo significativo nei confronti di altri inibitori non specifici di RET, che con lo studio Harrow e con la in sue fase 1-2 ha portato alla registrazione. Con lo studio Accelerate si è spinto in prima linea di trattamento con uno studio di fase 3 per quello che riguardava il polmone. Quindi queste sono le varie corti della parte 2 di espansione dello studio Harrow di fase 1-2, dove sostanzialmente sono stati valutati, vedete, 233 per pazienti con non small cell lung cancer, 216 misurabili, e che hanno portato a dei dati di attività importanti, perché queste sono le caratteristiche cliniche dei pazienti, anche qui tutti sui 60 anni, 48% di maschi e 48% di maschi, le femmine non le trovo, dove sostanzialmente la risposta è stata del 69%, con un 59% dei pazienti già pretrattati con chemioterapia contenente platino e 72% con pazienti naive al trattamento. La durata della risposta, vedete, non c'è ancora una mediana, quindi questo è il dato importante dello studio, così come la durata della risposta in pazienti che avevano fatto prima, questi erano i naive, avevano fatto prima la chemioterapia, addirittura di 22,3 mesi. Quindi dei dati molto interessanti. Noi, appunto, ripeto, in istituto abbiamo avuto questo Harrow gestito da Giuseppe Curigliano, e quindi i nostri pazienti sono stati inviati a lui, oltre i suoi che lui aveva di suo per entrare. Vedete qua questa CNS, Complete Response Rate,
e una durata prolungata di questa risposta, con un 33% di risposta intracraneale, con uno shrinkage del 100%, con una media non ancora raggiunta, quindi dei dati molto interessanti. Anche qui una buona tollerabilità del farmaco e dello studio, con un grado superiore a 3 per neutropenia del 20% di pazienti, quindi niente di tutte quelle situazioni tipiche degli inibitori. L'FDA ha approvato pralsetinib il 4 settembre del 20 addirittura, e l'EMA l'ha approvato nel 19 novembre del 21 per pazienti che avessero già ricevuto un trattamento di linea precedente. E l'AIFA anche in questo caso sta già discutendo nelle sue commissioni, e quindi la discussione è a buon punto per quello che riguarda il futuro. Lo schema di Accelerate, uno schema che quindi ci permette di poter, così come c'era sull'altro studio libretto, di poter entrare direttamente nel trattamento di prima linea, anche qui abbiamo pralsetinib nel rapporto 1-1, lì era un po' sbilanciato 2-1, verso la chemioterapia, combinato anche con il pembrolizumab, come primo obiettivo la PFS dello studio. La cosa interessante dello studio è che i pazienti che vanno in progressione possono poi ricevere, in progressione col braccio di chemioterapia, possono ricevere pralsetinib alla progressione. Quando vogliamo valutare questa inibizione di RET e la mettiamo sullo stesso piano di tutta un'altra serie di precedenti inibitori, vediamo comunque un vantaggio dei due inibitori verso i precedenti aspecifici, quindi questo vuol dire che c'è una nuova categoria di pazienti inibitori. La problematica del registro immunotarget di Mazier, pubblicato nel 19, ha un attimo criticizzato il ruolo dell'immunoterapia anche nel RET. Vedete che questi sono pazienti andati in progressione con immunoterapia, questi stabili, e quindi solamente questo tipo di pazienti, inferiore a tutti gli azzurrini degli altri geni, hanno ricevuto una risposta con una mediana di PFS per RET che gira sui 2 mesi. Quindi un dato sostanzialmente che ha fatto dire poi che questo tipo, che con ALK, ROS1 e RET non sia possibile raccomandare la immunoterapia. Anche, e questo è un dato che è stato confermato anche su questa pubblicazione dell'ESMO Open, per quello che riguarda il tempo alla discontinuazione del trattamento, questi sono tutti i pazienti, questi pazienti che non hanno fatto immunoterapia e questi pazienti che hanno fatto immunoterapia sempre con la trasformazione del gene RET, questo tutti i tumori. Quello che riguarda i non-small cell, in verde pazienti che non hanno fatto la immunoterapia, pazienti che hanno fatto la immunoterapia. Quindi si conferma questo dato difficile della ipotesi di immunoterapia in questo tipo di pazienti. E quindi in questa bella pubblicazione di Benjamin uscita quest'anno, dove si vuole andare a vedere la percentuale di anni di vita persi con il miglioramento dovuto alle target therapies, noi vediamo sostanzialmente che RET ha fatto comunque molto guadagnare con le target therapies, perché è solamente la terza mutazione rispetto a tutte le altre. Quindi è un dato su cui riflettere, che bisogna portarsi dietro per cercare di capire che questa terapia biologica va comunque fatta, qualunque sia la decisione dei nostri enti regolatori. E quindi sempre di più si va a volere profilare o sul plasma o sul tessuto tutto quello che è possibile profilare fin dall'inizio, nel migliore dei momenti possibili della vita di questi pazienti, per poter poi, in un discorso multidisciplinare legato alla
un tumor molecular board che è complicato qui da una serie ovviamente di presenze di specialisti, ma che pur complicato è indispensabile per poter aggiungere professionalità a delle decisioni che senz'altro sono difficili. E quindi ritorno da voi sui dati di pralsetinib, su questi dati finali che vi ho presentato. Posso farvi una domanda? Allora, una cosa che mi ha colpito per quanto riguarda la vostra valutazione degli effetti indesiderati. Siccome i ligandi di RET sono fattori di crescita di proteine gliali, sostanzialmente, della glia, non avete mai osservato nei pazienti trattati con RET delle patologie a carico del sistema nervoso centrale non legate a localizzazioni metastatiche? Questo è Non penso di averlo. Federico, tu hai visto? Allora, questo non specificamente sul RET, anche perché obiettivamente il numero di pazienti che abbiamo trattato Talmente fino ad ora è miso. un numero abbastanza esiguo, però in linea di massima con molti farmaci, diciamo, rivolti nei confronti dei riarrangiamenti, penso in particolar modo agli anti-ALK, ad agenti anti-ROS1, uno dei problemi che noi abbiamo osservato molto spesso sono appunto è la tossicità neurologica, che può essere importante, importante perché si rende responsabile di una sintomatologia che può in alcuni casi addirittura essere più fastidiosa delle stesse metastasi encefaliche, pur non avendo il paziente alcun tipo di localizzazione encefalica, quindi va a impattare negativamente sulla qualità di vita del paziente. E questo è un qualcosa che va tenuto in grande considerazione. Relativamente a RET, no, io non l'ho osservato, francamente, nei pazienti che ho trattato, però ripeto, qui il numero ancora è troppo esiguo per poter dire esattamente quello che può essere l'impatto che noi possiamo effettivamente avere, però è un qualcosa, secondo me, di grande importanza, Massimo, e che sicuramente va tenuto in grande considerazione. Io avevo un'altra considerazione. Molte delle, e questo si è visto prima nel set di slide precedente, anche quello successivo. Molte delle linee dei grafici di selettività dei trattamenti di questi farmaci, molte delle linee cellulari, a volte non hanno solo la traslocazione, ma hanno traslocazione una o più mutazioni puntiformi in RET, tutti e due come evento, diciamo, come co-evento, come co-presenza. Questo nel tumore del polmone non potrà accadere, però in realtà nella parte di traslocazioni con partner non conosciuto, quindi l'altro set di slide, il trovare eventi in altri geni, tra cui BRAF, KRAS e GFR, non è trascurabile perché è il 12-15%. Cioè, ritraducendo, se noi vi forniamo, questa è una domanda da chi fornisce questi test ad un oncologo in modo tale che poi può essere più chiaro nel fornire gli altri. Se noi vi forniamo RET traslocato, partner ignoto, in presenza di una mutazione non comune di EGFR, qual è la scelta? Oppure come si ragiona per questa scelta? Perché sono eventi rari RET di per sé, però quando ci sono quelli con partner non noto, la probabilità di trovare una mutazione in uno dei geni driver, tra cui KRAS, BRAF e EGFR, non è trascurabile. Quindi, diciamo, nei prossimi referti che riceverete, l'associazione con una mutazione non comune, un EGFR, non tanto i BRAF, perché se non comune comunque non si può procedere, la stessa cosa in KRAS. Quindi il problema clinico resta tra la presenza della traslocazione in RET con un partner non noto e una mutazione non comune di EGFR. Come ci comportiamo? E come ci comportiamo? Lì è uno di quei casi che bisogna veramente discutere da caso a caso, perché bisogna vedere realmente quali sono le caratteristiche di questi eventi, perché il rischio è che questo paziente sia banalmente un paziente assimilabile a un wild type. Quindi bisogna vedere esattamente, dare un ruolo, non perché il paziente ha una mutazione di EGFR, significa che questo paziente deve fare un inibitore delle tirosine chinasi o che non debba fare un trattamento immunoterapico. Bisogna anche capire esattamente di che cosa parliamo. A me è capitato di avere un paziente con una mutazione assolutamente
non comune di EGFR, di significato assolutamente non noto, e questo paziente ha avuto un iter terapeutico praticamente sovrapponibile a un wild type, né più né meno. Quindi questo è un qualcosa che noi dobbiamo considerare, soprattutto poi quando ci sono appunto degli eventi concomitanti. Anche qui poi la frequenza allelica, quindi tutta una serie di altri fattori poi possono entrare in gioco nel cercare di dare un peso a quell'evento che noi in quel momento stiamo osservando. Questo sarebbe un caso da MTB, diciamo, non nemmeno da multidisciplinare. È un caso da molecular tumor board, esattamente, perché purtroppo nei molecular tumor board quello che io vedo è che molto spesso vengono discussi dei casi solo per dare il farmaco off-label piuttosto che realmente per coinvolgere gli altri specialisti nella scelta terapeutica. E questo è un grosso limite. Il molecular tumor board deve servire, dal mio punto di vista, a capire un po' meglio quella che è la biologia di quel singolo caso e quindi poi affinare ovviamente la scelta terapeutica, capire se i test sono stati fatti in una determinata maniera e capire se è necessario fare dei test ulteriori. È un ruolo molto più complesso che non l'uso off-label di un farmaco già deciso dall'oncologo ancora prima di portare il paziente al board. La slide che ha fatto vedere Filippo nel percorso dopo l'NGS, quando si va al molecular board, ha una piccola, come si può dire, didascalia che riguarda l'intelligenza artificiale. Allora, la cosa, io qui sono stato tra uno dei promotori del molecular board, che secondo me o è una grande possibilità di crescita istituzionale o è la fabbrica della frustrazione per i pazienti. Questo, quindi, senza un sistema di intelligenza artificiale che riesca a filtrarti i milioni di dati che tu sei in grado di produrre con NGS e andarli a imbricare con tutto quello che si sa sia in vitro sia in vivo sugli inibitori specifici di quei target, non si va da nessuna parte. Allora, un altro messaggio che mi piacerebbe dare è che il molecular board non è una riunione di specialisti se non è supportato da sistemi di intelligenza artificiale. Per esempio, questo sottolinea pure un'altra differenza, perché noi parliamo di NGS per tutta l'NGS che oggi utilizziamo, ad esempio, in Italia. Però dobbiamo fare un distinguo importante tra NGS e Comprehensive Genome Profile, perché fare 5 geni su una piattaforma in NGS non è fare Comprehensive Genome Profiling, perché per incastrare queste informazioni differenti, perché quel caso di cui parlavamo prima, ad esempio Federico, mi è capitato poco tempo fa un caso che aveva due mutazioni non comuni, una in EGFR e una in KRAS. Era stato fatto in NGS, ma con un NGS con un pannellino a 7 geni. Quando poi in seno della discussione si decise di allargare il pannello, in realtà il paziente presentava più di 24 mutazioni per megabasi, erano concomitanti molte alterazioni, molti geni differenti e tutte quante tra di loro non comuni, cioè non era presente una delezione dell'esone 19 di EGFR o una B600 di BRAF, però erano coinvolti BRAF, EGFR, KRAS. Ma era il classico profilo che quando discuti tra i patologi e gli oncologi è quel profilo da risposta più all'immunoterapico che a un trattamento target. Non tanto perché il TMB è l'elemento che guida in quel caso, ma perché vedi proprio quel rumore di fondo di un tumore che sta mutando, perché acquisisce tante mutazioni, però ognuna non ha la forza specifica di rappresentare l'elemento leading del tumore. La genomic instability. Perfetto, è come se avessi intercettato un caso di genomic instability nel tumore del polmone. Ora, probabilmente questo è il ruolo più importante oggi del molecular tumor board, che non è la discussione multidisciplinare in questo caso, perché tu qua hai proprio da approfondire analisi, non è che hai preso il caso che è vicino alla pratica clinica, questo è un caso che va discusso perché è lontano dalla pratica clinica. Questo era anche rispetto a quello che dicevamo prima col professore De Marinis: se un centro piccolo testa un caso e si trova in una situazione di questo genere, la prima cosa è riferirsi al molecular tumor board del centro più vicino, perché a volte non sottendono casi addicted, ma sottendono che ha intercettato due mutazioni in due geni il cui panorama alle spalle è molto più complesso. Io, se voi siete d'accordo, chiuderei qui, perché penso che abbiamo parlato a lungo di questo tipo di alterazione, abbiamo
ben overespresso il nostro punto di vista su una malattia fra l'1 e il 2%, quindi proprio perché non riteniamo che l'incidenza sia quella che non ci debba fare capire, studiare, ricercare e poi trattare. Quindi grazie a tutti i colleghi che sono stati in ascolto, grazie a Federico per aver partecipato, Grazie, grazie Filippo. grazie a Massimo per aver partecipato, grazie a Umberto per aver partecipato. Però non ti invito più, Umberto, se continui a chiamare tutti i professori, quando qua l'unico professore sei tu. Quindi il concetto è, prossima volta, Benissimo, va benissimo. questo epiteto di professione Non con noi stiamo. lo devi utilizzare. Va benissimo, lo accetto con molto piacere. Grazie Dico bene, mille. Massimo? No, Grazie a dici tutti i Mario, colleghi in ascolto, dici l'appuntamento è Marissimo. per il prossimo. Grazie per l'ascolto. Il prossimo appuntamento è per il prossimo martedì, dove parleremo delle mutazioni del gene KRAS, che naturalmente cominciano ad avere nella pratica clinica e hanno sempre avuto nella parte diagnostica un'importanza assoluta. Grazie a tutti. Arrivederci. Grazie, ancora. Grazie Filippo. Grazie. Ciao, grazie.